Grazie, grazie dottor Bridenstine. Siamo collegati? Credo di sì. Eccoci. Eccoci. Grazie. Grazie dottor Bridenstine per la sua presenza, presenza seppur virtuale. Grazie per la sua presenza a questo appuntamento che rappresenta un ulteriore grande traguardo del lungo rapporto di collaborazione tra Italia e Stati Uniti per quanto riguarda l'attività di esplorazione dello spazio. Oggi ci accingiamo a firmare un joint statement per sancire ancora una volta lo spirito di amicizia che ha sempre animato le relazioni tra Italia e Stati Uniti nel settore spaziale. Questa dichiarazione congiunta è di eccezionale importanza per i rapporti bilaterali tra i nostri due paesi e per il futuro stesso delle attività spaziali, perché apre la strada alla forte presenza dell'Italia all'interno del programma Artemis. Questo programma rappresenta l'inizio di una nuova era nel campo dell'esplorazione dello spazio. Porterà infatti la prima donna, il prossimo uomo, sulla superficie lunare, sviluppando al tempo stesso le tecnologie necessarie per consentire la permanenza stabile dei nostri astronauti sulla Luna e acquisire le competenze per l'avvio dell'esplorazione umana di Marte. Il nostro Paese è orgoglioso di poterne far parte con un ruolo da protagonista. Gli Stati Uniti sono storicamente il nostro interlocutore di riferimento per lo sviluppo di un settore che sarà sempre più strategico per la competitività, la crescita e il benessere degli Stati. La cooperazione tra i nostri paesi risale al lancio del primo satellite italiano, avvenuto in Virginia nel lontano dicembre 1964, ed è proseguito in particolare con l'accordo bilaterale finalizzato a realizzare i moduli abitativi logistici pressurizzati per la Stazione Spaziale Internazionale. Sono solo due dei tanti successi per i nostri paesi che hanno permesso di instaurare un rapporto privilegiato, fiduciario, che ci ha portato entrambi a raggiungere obiettivi di rilevanza internazionale. La dichiarazione di intenti che firmeremo oggi è per l'Italia un riconoscimento del valore delle nostre eccellenze scientifiche e produttive, e il nostro contributo alla missione lunare sarà un contributo ovviamente all'altezza. Una missione, oltre che sulla reciproca stima, è basata su un approccio innovativo, su un nuovo paradigma, quello che viene chiamato la New Space Economy. L'obiettivo è quello di allargare il mercato degli operatori agli operatori commerciali, non solo esclusivamente spaziali, e creare un volano che incrementerà la competitività e la crescita di entrambi i paesi, come abbiamo sempre fatto insieme nelle passate esperienze. Un'esplorazione civile, quindi, commerciale e al tempo stesso volta a garantire sostenibilità e consapevolezza dell'ambiente spaziale. La sottoscrizione finale degli Artemis Accord segnerà poi un ulteriore traguardo, condividendo i principi che ci condurranno in questa vera e propria nuova era dell'esplorazione. La missione Artemis sulla Luna è l'inizio di un entusiasmante cammino nella storia dello spazio e siamo veramente felici di compiere questo percorso insieme a un amico storico dell'Italia, gli Stati Uniti, con cui abbiamo già condiviso tutte le più importanti iniziative a partire dagli anni 60 in poi. Quindi a nome dell'Italia, dottor Bridenstine, desidero ringraziare la NASA e per il suo tramite gli Stati Uniti per aver voluto condividere con noi questa straordinaria avventura. Grazie. Well, Undersecretary Ficarro, it is very great to be here today. A big honor and pleasure to join you in signing this statement. And we look forward to many great years in the future of collaboration. We think about the shuttle program and Italian astronauts that flew with American astronauts.
della navetta spaziale e gli astronauti italiani che hanno partecipato a una serie di missioni, e questo fa comprendere quanto sia stato importante il ruolo dell'Italia nell'ambito di queste missioni. È molto importante quindi continuare nella nostra collaborazione nell'ambito dell'esplorazione spaziale. Mi viene in mente anche il fatto che abbiamo costruito i moduli polifunzionali, i moduli logistici. Devo dire che si tratta di iniziative davvero ragguardevoli e straordinarie, e siamo ansiosi di affrontare una nuova era di collaborazione insieme agli astronauti italiani. Siamo davvero entusiasti del fatto che l'Italia sia d'accordo nel firmare l'accordo Artemis. In questo modo le nazioni insieme possono esplorare lo spazio in pace e all'insegna della responsabilità. Sono state davvero ragguardevoli quindi le conquiste fino ad oggi. È una partnership che viene avviata oggi, è fondamentale per portare a dei livelli ancora più elevati la nostra collaborazione sulla Luna e anche su Marte. Siamo davvero ansiosi di affrontare un futuro molto entusiasmante insieme. Nel programma Artemis tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America. Firmano il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole dottor Riccardo Fraccaro, e l'amministratore NASA James Bridenstine. Bene. Bene, grazie mille. Spero di poterla vedere presto di persona, ovviamente, in Italia e poi anche negli Stati Uniti. Anche io davvero sono ansioso di portare avanti la nostra attività. Speriamo di poter di nuovo viaggiare e sono davvero ansioso di poterla vedere di nuovo in persona, sia in Italia che negli Stati Uniti. Allora ci vedremo sulla Luna prossimamente. That would be fantastic. Sarebbe davvero Grazie fantastico. Mille.